Buongiorno ragazze, nuovo video più che shopping, sono regali di compleanno perché sapete che nella quarantena c'è stato il mio compleanno durante la quarantena. Tra l'altro, nuovo video, nuovo nido, se se ne accorge mio marito perché si è un po' stancato, dice ci hanno preso proprio, facciamogli pagare l'affitto, cattivo. Comunque, una cosa che ti volevo dirvi, una mia amica mi chiede, Manu, come faccio per avere un canale, aprire, facilissimo, pure gratuito, però voglio l'impennata di iscritti, mi è da ridere. E gli ho detto, guarda, sul web vende tanto, è una parola, un modo di dire la parola vende, vende non sesso e rock and roll, ma sesso, cioè ti fai vedere tutta scoperta, e maleducazione, perché vedo delle cose sul web che invece hanno impennate, soprattutto fai vedere tutti i fatti tuoi. Polemica, polemica, perché pare insomma che vada molto di più questo, ma chi se ne. Allora, come di consueto, prima di iniziare il video vi faccio vedere quello che sto indossando. Allora, questa maglia che è di Katia Jacquet, che la trovate ancora ora al negozio di Katia e credo anche nella versione celeste ci sia ancora, ha un filo di lamè luminosissimo sull'argento, quindi per cui ho messo gli accessori argento. Orecchini a cerchio di Parfois, vecchia collezione, o forse li trovate ancora perché comunque i cerchi da Parfois io ci vado soprattutto per quello, in cassa ne trovate a 3 euro, a 2 euro, tantissimi di tante forme, in oro, in argento, in rosa. I bracciali vecchia collezione di Parfois che fu un regalo di mia madre. Non mi ricordo se l'anno scorso in Austria, vicino là, non me lo ricordo, forse 2 anni fa in Puglia, sì, forse è probabile. Questa invece che l'ho trovata ancora da Rebecca, sono due collane della collezione Skyline, se non erro, in argento e credo che ci siano le altre colorazioni oro e oro rosa. Li adoro, danno molta luce, mi piace tantissimo anche l'argento, io comunque indosso di tutto. Cosa invece che non riesco proprio ad indossare e a mandare giù è l'eyeliner. Io, sarà la forma del mio occhio, tondo, non tondo, non lo so, non mando giù la storia dell'eyeliner, ci ho provato, giuro, Laura, oggi l'ho indossato ma ci ho messo tipo 3 ore e l'ho dovuto togliere, rimettere, chiedo pietà, la pelle chiede pietà, quindi comunque, proseguiamo. Regali di compleanno più che altro, perché è stato il mio compleanno durante la quarantena, quindi passiamo. Qualcosa ho comprato io ma poche cose, anche perché... siamo in tempi bui, insomma, parliamoci chiaro, non è che ci nascondiamo dietro un dito, siamo tutti in queste condizioni, per cui questi sono stati dei regalini che mi sono stati fatti nel compleanno. Questa, che me l'ha fatta una vicina di casa, non di casa da mamma, una mia vecchia vicina di casa ed amica, che è andata anche lei a vivere in un'altra zona, che è una gonnellina che aveva su lei, io l'avevo vista quando ci siamo rincontrate per una colazione. E quindi me l'ha voluta regalare. In realtà me l'ha regalata seduta stante quando ci siamo viste perché avevamo il negozio dentro al centro e quindi io me la sono provata, mi è piaciuta e lei ha voluto regalarmela assolutamente. È andata un po' così, anzi, io veramente non mi aspettavo né regali né niente. So che molte altre persone vogliono darmi il loro regalo. Cioè, ragazzi, niente da piangere. Cosa ho fatto di buono? Penso e spero di aver fatto il try-on. Mi piacciono molto questi colori, è a base molto carina e credo ed deduco che ci sia ancora. Non vi so dire il prezzo perché l'ha afferrata e l'ha pagata lei. Quindi magari sei andata a negozio, se tante volte vi piace, c'era anche in rosa, ma mi piaceva snoccioleste. Proseguiamo. Pescando random, prendo proprio la cosa che ho comprato io, e perché lo sapete, mi avete visto, che è da Camaïeu, non so come l'ho messo. Unica cosa che, forse due, che mi sono presa, ma proprio poche cose, perché ne abbiamo già parlato in una diretta ampiamente. Questa camicia blusa aperta, in realtà tipo giacchino, insomma, da mettere vestita total white con un pantalone magari a zampa flare o anche con degli skinny tutto bianco sotto, anche con i jeans azzurro. Ci vedo tantissimi colori, vi ho fatto degli scatti su Instagram, penso che metterò di lato solo il try-on che ho fatto a negozio per risparmiare tempo. Poi vi farò sicuramente degli outfit, del rosa, del blu, dell'arancio, c'è anche un color albicocca, vedo in mezzo, veramente tanti colori, i miei figli gridano, anche questo fa parte del bello dei miei video, e penso, ci ho provato l'azzurro, stanno proprio urlando a livelli spropositati, ci ho provato l'azzurro ma non mi ci piaceva tanto, perché di base sotto c'è un verde acqua, sto verdino, probabilmente il rosa ci si sì, riesca a parlare. Probabilmente rosa sì, perché c'è molta predominanza di questo colore. Vedo anche molto arancio, quindi ruggine ci potrebbe stare. Ho anche dei sandali bellissimi presi l'anno scorso, 2 anni fa, veramente a 12 euro, 10 euro. Quindi questa è l'unica cosa che mi sono regalata, ma che online non riuscite a trovare. Vi lascio il codice che ho, il cartellino, dovete andare a negozio perché sono impazzita a cercarla online sul loro sito web, ma non si trova, non so il perché, non sta funzionando il loro sito, così mi era stato detto, Camaïeu, se sei all'ascolto, dacci
Sì. Poi, questa me l'ha regalata mia sorella, vi dico la storia di un gatto, un pelo di gatto, vi dico la storia di questo, è di Katia, giacché mia sorella me l'ha messo in un'altra busta per non farmi capire, ma in realtà ci sono andata io, avevo fatto il video su questa, su queste cose e lei ha seguito stranamente la diretta, ecco perché questi giorni sta piovendo, cara sorella, è perché fondamentalmente tu hai guardato la mia diretta e io faccio vedere il regalo come di consueto sempre di mia sorella, delle mie cugine, delle mie amiche, vi mostro Pandora. Oggi non si sa che c'ho. Ve lo dovreste ricordare perché lo voleva prendere lei. In realtà lei aveva seguito la diretta, aveva capito che me ne ero innamorata. Io ho una collezione pazzesca di cose celesti. Ma ha preso questo da Katia Jacquet e insieme, ed è meraviglioso, ragazze. Questo sotto, io lo trovo troppo sexy, e la tonalità, perché in realtà ho delle cose, ma non di questa esatta tonalità molto brillante. E è un completo fantastico. Sapete che amo i completi tipo twin set che io sto rilanciando con Katia perché con le canotte diverse sotto, cioè in raso, in materiale diverso, ma del medesimo colore della giacca su. È ovvio che è Katia che sta facendo questi abbinamenti, non li prende dal fornitore, ma lei che confronta i pezzi e decide di prenderli in coordinato. Trovo molto sexy. Questo abbinamento, questo contrasto di materiali mi ricorda molto alcuni film in cui rimanevo incantata e lo ripeto, lo dirò a morte, che per me è la donna più sexy del mondo, ma questa è una mia visione. Kim Basinger è una delle donne che io ritengo più sexy che ci sono, un'altra per me è Ornella Muti nei suoi vecchi film, però il suo modo di vestire, di muoversi, perché l'essere sexy e sensuale non è solo una questione di fisico ed essere wow, super. Gnocca? No, è proprio una questione, sicuramente lo è, Kim Basinger lo era, lo è, è proprio una questione di movenze, atteggiamenti, modo di parlare e via dicendo. Questo è anche vestire, quindi il vestire e portare, saper portare determinati capi. La Katia Jacquet trovate il mondo di coordinati, di vestiti, di colori e anche questo, grazie sorella. Poi, regalino ulteriore di mio marito. I jeans di talli, quelli talli, belli talli, nelli talli, talli, che ahimè ho scoperto credo essere andati fuori produzione e io ero lì che morivo perché ho trovato l'ultimo paio del modello che voglio io, l'ultimo paio alla mia taglia 32-34, quelli pump. Che sono quelli che hanno le tasche così su, hanno questo difetto che io li uso e li strauso tantissimo, ma avete visto, quindi avevano ceduto molto in questa zona, ma perché io ne faccio un uso veramente spropositato dei jeans, visto che mi è stato detto di così. Io però i jeans di talli continuo a comprarli anche in altri modelli, perché quando entro lì dentro mi li provo tutti, li amo tutti, saranno i materiali, saranno i modelli, mi ci trovo. Una volta li compravo da Zara, poi dovrò riaffacciarmi a vedere, non mi piace quel tessuto troppo rigido, troppo pesante, me lo sento fastidioso sulla pelle e addosso, non mi si amalgama alla figura, mentre i tessuti di talli, al di là che alcuni hanno elastan, quindi sono elastici, sono molto comodi, quasi una seconda pelle, mi ci trovo proprio anche per gli altri tipi di jeans, li trovo meno rigidi, meno ruvidi, non so spiegarvi adesso, comunque credo di aver reso l'idea. E questo è il mio solito jeans che non so se occorre al try on. Grazie marito. Poi arriveremo alla cosa che ho comprato, l'altra cosa che ho comprato io, due, me ne sono regalate. Regalino della mia mamma, in realtà ci ha messo lo zampino anche mia sorella e non ho fatto la diretta perché in realtà mia madre stava comprando un fondotinta e in realtà lei stesso usa quello di MAC. Ci siamo ritrovati lì, mi ha preso delle cose. In realtà lei mi aveva già preso le décolleté, se ricordate, per il compleanno. Ha voluto prendermi altre cose proprio per il periodo che abbiamo passato. In realtà le ha regalate anche a mia sorella. Queste che io adoro, che sono, io adoro Wycon. È risaputo che mi piace Wycon, è in testa a qualsiasi brand di make-up low cost, cioè per i rossetti, per il correttore. L'unica cosa, ecco, che non riesce a superare proprio niente è il pennarello per le sopracciglia di Kiko, che per me è imbattibile ormai da miliardi di anni che utilizzo da tempo. Comunque, queste sono le salviettine struccanti, le famose, quelle di quella cosa che era successa in diretta, vi ricordate? Se no, ve lo scrivete che magari ve lo racconto in una diretta, una cosa incredibile.
sul mio fondoschiena una chiazza così, lato B, perché avevo lasciato in tasca una di queste cose, ma poi vi dico il perché, che cosa ho fatto io. Per fortuna mi è andato via nel giro di una notte, ma ero spaventata, c'era una cosa tonda. Credo di avere rimasugli di fotografie, ma non so se sia il caso di metterle e di farle circolare, sono un po' intime, perché le avevo mandate a mia madre per lo spavento. Allora, cosa mi ha preso mia madre mentre eravamo da Wycon? Dunque, questa matita che volevo tanto provare, che sono le Proli Pencil, le matite labbra a estrema precisione, alta sfumabilità, sicuramente molto resistenti, ce ne sono un'infinità di numerazioni. Io ho preso la 203, che è la Warm Nude. Sì, Proli Pencil, l'adoro, è in questo colore che sicuramente poi mi avete visto in qualche diretta, ma girerò di nuovo qualche video per farvi vedere. Sono molto lunghe, quindi deduco che durino anche tantissimo, cercando di non farla cadere. Molto morbide, molto resistenti, quindi anche sotto la matita, anche sotto la mascherina, secondo me è perfetta. Poi, di un'altra collezione invece, Love Love, credo che sia Love Save Soul, non so adesso, in lipstick. Il Warm Nude si chiama come la matita, ma ecco perché le mie, cioè è incredibile, non sono della stessa collezione, me ne accorgo ora. Il numero 1 Warm Nude, che si chiama, ed è di un'altra collezione di Wycon, come la matita che ho scelto. Infatti le metto insieme, ma io non ho guardato il nome, ero lì a negozio e mi è piaciuto tanto il pack, strepitoso, wow, e dico solo wow. Il colore è un bel nude, anche questo che ultimamente mi sta piacendo anche quando carico gli occhi. È questo color nude marroncino, rosa albicocca forse, sotto c'è anche, comunque mai troppo cupi, mai troppo chiari, mai troppo scuri, soprattutto su di me, ma in realtà su tutte le donne io non vedo questi rossetti sul grigio. L'eyeliner, pietra dello scandalo, Laura, tu sai, Laura Vane, Extra Definition Waterproof Eyeliner di Wycon. È molto facile da utilizzare, fatto così a penna, molto comodo, della collezione. Io l'ho trovato in mezzo alle cose, cioè nella collezione One More Time. One More Time. Vabbè, ragazzi, ogni volta che sento quella canzone, eh sì, perché poi ho preso il concealer, il correttore. Il pack mi fa impazzire. Queste cose da bambina, un po' caramellose, un po' da festa, mi fa impazzire questa cosa. Non credevo. Mi piace anche la scritta che è su questo arancio fluorescente, Extra Definition. Sì, sono io che sto imparando di nuovo, mi riavvicino all'eyeliner. Però ho notato che se ho sul mascara e già il trucco pronto, come ho fatto quando ho fatto le stories, e provo a disegnarmi la riga, allora mi viene bene, mi viene bene, riesco a farla bene. Se invece parto da zero solo con la base del correttore e forse una base di ombretto, faccio che. Non lo so, probabilmente il mascara, il trucco fatto, mi inibisce, oppure mi concentra di più. Balla a capire. Mi era venuta molto meglio la prima volta. Buona la prima. Questo allora appunto è il concealer che ho preso, il numero 7 Deep Nude, che è un bellissimo nude, un po' più consistente dei loro soliti correttori concealer liquidi, con cui mi trovo benissimo, soprattutto il 105 se non erro. E più o meno è la medesima, copre molto per essere un correttore liquido, è un po' più pastoso, ma non mi va nelle pieghe. Avevo il terrore, ovviamente non me lo trascino fino a qui giù, perché comunque quando superi una certa età non te lo trascinare fino a giù dopo i 30. Per cui copre, illumina e preferisco quelli liquidi. Di questo ne abbiamo già ampiamente parlato. Poi, semmai, quando farò un video sui trucchi, make-up, ne riparliamo di questo, ma penso sia un po' una considerazione che facciamo tutte. Donne un po' più grandi. Poi da i Simpson, tanto ci giravo intorno e l'ho preso. Non so se sto facendo il try on del 148 Pop and Pink Long Lasting Liquid Lipstick. Sono i soliti che stavano in sconto fino a qualche giorno e finisce la promo, credo. I soliti, solo che questa è quella di in collaborazione con i Simpson ed è simile alla 77, ma con una punta di rosa forse un po' più chiaro. Questo sì, credo che per Wycon io abbia terminato. Allora, sempre da tagli, qui c'è una cosa che ho comprato io e una cosa che mi è stata regalata. Vediamo subito. Una mia amica già mi aveva fatto il regalo comunque del compleanno, che è la stessa ovviamente della gonna. Mi ha voluto prendere anche la cinta di tagli che io ho anche in argento, perché ogni volta mi lagno un po' più spessa, un po' più
alta dell'altra, XSS la mia taglia, queste stanno comunque a poco, insomma, non è che spendete, stanno sulle 10 euro all'incirca. Ero lì, l'ho vista, me l'ha voluta pagare lei sempre per il fatto del compleanno, boh. Un attimo di pazzia. In realtà tra poco è anche il suo compleanno, quindi mi dovrò muovere. E c'è l'oro, come dicevo, appunto, mi piace tantissimo e mi piace il fatto che ha tanti fori, in modo che la regolo come voglio io. E io invece, sempre nella stessa busta, ho messo, perché poi questa l'avevo messa nella busta della donna, io mi sono presa, ovviamente, sempre d'accordo con voi, perché facciamo le dirette quando faccio queste cose, quindi sapete quello che compro io e quello che no, questa gonna di tagli, taglia 34, che mi piace tantissimo, con tutti questi strappettini. Più che altro la particolarità che mi era piaciuta di questa gonna è che ha questa curva, diciamo, è un po' più a punta, una punta dolce perché è tonda sul davanti, quindi mi piace come è fatta per andare al mare, ma anche per stare in città anche con le scarpe da ginnastica, magari le Converse che io amo, che sono le uniche che indosso come scarpe da ginnastica per uscire. E questa mi era piaciuta molto con la zip, anche se in argento, e via dicendo. Ultima cosa, e adesso ne parliamo di questa, perché siamo già a 17 minuti, e allora quando le cose sono tante, sono tante. Che velina. Questa l'ho dovuta riprendere, ho ripreso una cosa, perché proprio la taglia M non mi andava giù, questo sta a 12 euro, in realtà. La taglia M non ho fatto il reso, l'ho data a mia mamma, gli piaceva l'abito, gli stava la taglia e io mi sono presa la S. Io questi lacci qui li odio, non vedo l'ora di tagliarli. A volte me li porto dietro quando devo vedere il colore per abbinarci qualcosa, ma non è mai di ritiro. Comunque, 12 euro, c'è cioè in tantissimi colori, è di Zara, comunque sono quegli abiti low cost di Zara, mi stava un po' lento in vita, insomma mia madre comunque la sua taglia me l'ha ricomprato lei in sostanza e quindi abbiamo fatto questo cambio. Non so se farò il troiono o meno di quest'abito, quando vedrete questo video sicuramente ve ne accorgerete. Allora ragazze, che dire, per questo video shopping più che altro regali di compleanno, neanche tutti, regali che mi sono stati fatti, mia sorella, mia amica, mia mamma, mio marito, è tutto. Ci vediamo alla prossima diretta, al prossimo video, vi mando un abbraccio e un bacio.